presentato uno studio su una nanotecnologia fotocatalitica per abbattere i batteri. Quali sono i risultati? In questi esperimenti si è valutata la capacità di alcuni prodotti che hanno delle proprietà fotocatalitiche, cioè riescono a sviluppare delle reazioni, favorire delle reazioni in presenza della luce, e in particolare sono state fatte alcune prove per vedere se l'azione della luce con questi materiali poteva avere un effetto antibatterico. E dagli studi eseguiti, sia in vitro che anche fatti sul campo, sembra effettivamente che illuminando questi materiali i batteri vengono a essere abbattuti. Quindi quali potrebbero essere le potenzialità di questa nanotecnologia? Ma diciamo che le conoscenze su questo tipo di applicazione esistono già da alcuni decenni, ma negli ultimi anni effettivamente si è avuto un progresso per quanto riguarda la possibilità di potenziare questa efficacia. I batteri, sono presenti nell'ambiente e di per sé non sono necessariamente un pericolo, anzi, qualche volta sono, necessari alla nostra stessa vita, però ve ne sono alcuni che sono pericolosi per la salute, e specie in certi ambienti dove devono essere tenuti sotto controllo. Allora, qualunque soluzione tecnica che possa aiutare ad abbattere la carica microbica in determinati ambienti a rischio, in determinate situazioni, può avere un significato, particolare e di interesse. Pensiamo ad esempio agli ospedali, potrebbe essere quello un luogo di impiego? Per esempio, questo tipo di tecnologie potrebbe trovare delle applicazioni anche in ambito sanitario, in ambito ospedaliero, ma anche in ambienti in cui può essere opportuno controllare, la carica microbica per proteggere persone o lavoratori e non solo pazienti o soggetti particolarmente debilitati.